Ciao a Ciao a tutti, tutti. noi Okay. siamo in Guatemala, in realtà soltanto metà, e adesso vi parliamo un po' di noi. Il progetto Guatemala nasce nell'ambiente universitario barese, diciamo che è un progetto che nasce inizialmente senza pretese. Abbiamo iniziato a suonare nei locali di Bari, abbiamo iniziato a capire che forse potevamo dare qualcosa di più. Abbiamo iniziato a pubblicare i nostri primi pezzi sulle varie piattaforme musicali. E quindi diciamo abbiamo iniziato a proiettarci in un ambiente un po' più professionale, a lavorare come dei veri professionisti. Guatemala, il nome Guatemala, questa è la domanda che ci fanno un po' tutti, nasce da un pezzo vecchissimo che esisteva quando ancora non c'era questa formazione attuale, ed era un pezzo che parlava appunto del Guatemala, che non è stato mai concluso. Quindi noi diciamo che abbiamo scelto questo pezzo, questo titolo, questo nome del gruppo, proprio perché ci sentiamo un po' incompleti come quel pezzo mai terminato. E da un po' di concerti, un po' di mesi, abbiamo iniziato a utilizzare poi quella canzone come, diciamo, l'intro dei nostri concerti. E la pubblicheremo anche, probabilmente. È molto difficile parlare del genere della nostra musica. Ci proviamo da anni, ma non riusciamo mai a dare dei nomi ben precisi. Sicuramente quello che ci caratterizza è il fatto che uniamo delle ritmiche molto forti, che attingono anche un po' alla musica tribale, alla musica che viene dal sud del mondo. Proviamo a prendere questo tipo di ritmiche molto percussive e ad unirle con delle sonorità, delle armonie, dei giri armonici e delle linee vocali un po' più attuali, che si proiettano un po' più nel pop. Quindi proviamo ad unire l'energia e in qualche modo la raffinatezza. Questione di millimetri. È il nostro ultimo pezzo, che è uscito il 20 ottobre, distribuito da Artist First. Parla dell'amor profano, è un inno alla sensualità, è una sorta di ricerca anche alla libertà. Sì, praticamente abbiamo basato il concept del brano un po' sul concetto di trovare la libertà nel contatto, ed è una canzone che ci riconnette un po' al nostro essere selvaggi, a quell'indole primordiale. In realtà è un brano che è molto espressivo, quasi la musica parla più Del del testo. testo. È un brano che nasce nell'estate più calda della nostra vita, Da Gem. ad agosto 2020, suonando tantissimo il nostro garage. E di lì è nato questo brano, che poi abbiamo avuto la fortuna di perfezionare al Reset Festival di Torino, L'anno lavorando scorso. con il grande produttore Ale Bavo e con Margherita Vicario, e l'abbiamo anche suonato con lei sul Sì. palco dell'Off Topic di Torino. Ed è un brano che appunto ha visto la luce il 20 ottobre, sul quale puntiamo e a cui teniamo davvero tanto, perché ci rappresenta molto, è molto rappresentativo del nostro sound. Ascoltatelo. I nostri pezzi nascono tutti in modo molto diverso in realtà, però diciamo che prediligiamo far nascere le canzoni dalle jam, quindi noi ci chiudiamo in studio come ai vecchi tempi e partiamo da de delle piccolissime idee che magari può avere qualcuno di noi, Un riff di un riff di chitarra. chitarra, un giro di accordi, quattro parole o una ritmica, come nel caso di Questione di Millimetri, e ci suoniamo sopra tantissimo. Finché le cose non prendono forma, cioè noi inseguiamo un tipo di vibrazione e quando sentiamo che ci stiamo arrivando cominciamo a cavalcarla. Poi, dopo la fase in cui ci buttiamo dentro tutto, proviamo un attimo a rifinire e dare una via un po' più sensata al brano. Progetti futuri, tanti, in realtà Tanti, abbiamo tante canzoni da pubblicare, già pronte. tanta roba che abbiamo già suonato, che però Sì. vogliamo perfezionare dal punto di vista della produzione, che saranno presto vostre. Sì, molti brani sono anche pronti lì per uscire. E diciamo che abbiamo intenzione di fare in modo tale di poter esportare questi brani anche fuori e cominciare a suonare un po' in giro per l'Italia per promuoverli nella maniera corretta. E quindi adesso Mi salutiamo. vi salutiamo. Bravi tutti, viva il Guatemala!